Una esplosione piuttosto forte, piuttosto importante, piuttosto imponente si sarebbe verificata ieri nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America a Pechino, capitale della Cina, quindi in Cina. Secondo quello che sarebbe stato riportato, l'esplosione avrebbe provocato un numero ancora indefinito di feriti e avrebbe danneggiato diverse automobili che erano ubicate all'esterno del compound diplomatico. Per la precisione della cancellata. Quali sono le cause? Ancora non sono state fatte sapere, ancora non si sono, diciamo così, rese note, ma comunque, secondo alcuni testimoni, un uomo avrebbe cercato di lanciare una bomba artigianale al di là del recinto dell'edificio, ma l'ordigno bellico gli sarebbe letteralmente esploso tra le mani, come ci fa sapere Radio Free Asia. Insomma, una vicenda abbastanza peculiare, particolare, strana, bizzarra, quella che si è verificata in Cina nella ambasciata degli Stati Uniti d'America, precisamente a Pechino, capitale cinese. Un saluto, iscrivetevi al prossimo video.